Oh, che bello! Bellissimo! Cioè, sembra un tunnel infinito. Ciao a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un altro video di GTA Online. Mai successo inoltre che ho parlato di un argomento specifico, come quello di oggi. Nel social club, come possiamo vedere, è uscito una notizia. Ottieni l'accetta di pietra in GTA Online e Red Dead Redemption 2. Allo stesso tempo, in questo modo, pubblicizzano il gioco di Red Dead Redemption 2. Come hanno fatto anche con la Revolver. Hanno praticamente fatto una caccia al tesoro in base agli indizi, a tre indizi che tu dovevi trovare nella mappa di Los Santos. Trovati questi tre indizi, trovavi le coordinate specifiche per trovare il revolver a doppia azione. Stessa cosa hanno fatto anche con questa accetta. Questa volta non sono tre indizi, bensì su cosa consiste questa sfida per riuscire a trovare e a guadagnarsi questa accetta in questo modo. Praticamente c'è questa signora che vi invia questo messaggio dove praticamente c'è scritto se volete aiutarla a uccidere dei criminali. Quando uccidete un criminale, vi darà per ogni criminale ammazzato un po' di soldi. Dopo aver conquistato questa letale arma corpo a corpo, ho completato una sfida di uccisioni per ottenere una ricompensa di 250.000 dollari in GTA Online e per sbloccarla in Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e Xbox One. Praticamente dovete uccidere ben 25 persone. La particolarità di quest'arma non è l'arma in sé, diciamo, anche se mi ricorda il Tomahawk di Connor a Assassin's Creed 3. La particolarità di quest'arma è che quando uccidete qualcuno, praticamente vi dà un potenziamento. Infatti, nella barra dove sta la minimappa, in basso a sinistra, comparirà una barra gialla e quella sarebbe tipo uno scudo, insomma, che vi dà. Quindi della vita extra. Si può aumentare ovviamente uccidendo tante altre persone. Cioè, tipo, uccidete la prima persona, un civile per esempio. Allora avrete un po' di questo scudo. Uccidendone altre, aumenterete lo scudo. Quindi, tipo, arrivando, che ne so, al 100% dello scudo, insomma. Ovviamente, però, se non ne uccidete altre, diminuirà. Quindi, non avrete più lo scudo. Come al testosterone Bullshark, cambierà anche la pellicola, l'effetto.
Dopo aver messo a segno queste 25 uccisioni, ovviamente avrete i vostri 250.000 dollari. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato anche d'aiuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se l'ho ancora fatto. Bella ragazzi!